Kids Land TV. Sei pronta a divertirti? Balla e canta insieme a noi. La storia di Frozen. Raccontiamo la storia di un re e di una regina che avevano due figlie, Elsa ed Anna. La più grande, di nome Elsa, ha dei poteri magici, trasforma tutto quello che tocca in ghiaccio. Con il tempo e crescendo, questi poteri aumentano e diventano pericolosi. Un giorno Elsa, per sbaglio, colpisce alla testa la sorella Anna con un pezzo di ghiaccio mentre giocavano. I genitori, per paura delle conseguenze, decidono di chiudere Elsa nella sua camera fino alla maggiore età. Un giorno però i genitori muoiono durante un viaggio e le due sorelle rimangono sole nel castello. Divenuta maggiorenne, Elsa viene incoronata regina. Durante la cerimonia, Anna fa la conoscenza di un bellissimo ragazzo, ma Elsa si arrabbia perché era segretamente innamorata di lui. Per la forte emozione, la giovane donna scaglia cristalli di ghiaccio dappertutto. Gli invitati così si accorgono che lei è diversa e ha i poteri magici. Elsa allora scappa via nelle fredde montagne del nord e costruisce un castello di ghiaccio dove vive nascosta. Anna si mette alla ricerca e grazie all'aiuto di un amico e del pupazzo di neve creato da Elsa la ritrova. Elsa inizialmente non vuole andare con la sorella e la affronta in una bufera di neve. In quell'occasione interviene il ragazzo della festa, che rivela di essere veramente cattivo e vuole uccidere Elsa. Ma Anna, per difendere la sorella, si mette davanti a lei per proteggerla, solo che, toccandola, si congela. Elsa allora scoppa a piangere e le sue lacrime sciolgono il ghiaccio. Anna è finalmente salva e le due sorelle si abbracciano e si promettono di non lasciarsi più. Tornate al castello, dicono, le porte non si chiuderanno più e fanno una gran festa.